Bentrovati all'informazione raccontata, bentrovati agli amici che ci seguono in televisione su Etna Channel, canale 199 del digitale terrestre in tutta la Sicilia. Potete anche scaricare l'app gratuita di Radio Etna Espresso, dove c'è anche la possibilità di scegliere tra Radio Etna Espresso per l'appunto ed Etna Channel per seguire in real time la programmazione della nostra emittente. E allora, in questo appuntamento dell'informazione raccontata, subito parleremo dell'Etna, dei territori, delle oasi e dei parchi siciliani abbandonati a se stessi. Manca una politica mirata per lo sviluppo e chiaramente la difesa del territorio. Ne parleremo in studio con Giacomo Milazzo, vicepresidente del circolo etneo di Legambiente, e con lui ci sarà anche Franco Coco, guida ambientalista. Poi non mancherà la voce della strada, la voce dei sindacalisti, nel caso specifico con la protesta dei lavoratori dei call center Almaviva, recentemente a Catania oltre che a Palermo. Questo lo faremo con Sandro Gaglio. Poi ci sarà spazio per il cappello di Archimede, la rubrica medico-scientifica con il professor Ignazio Vecchio e la professoressa Cristina Tornali. Loro parleranno di violenze in famiglia, della troppa tensione, della maleducazione, della mancanza di senso del pudore che registriamo giorno dopo giorno all'interno della nostra società. Non mancherà l'appuntamento con l'attualità politica, con Luci Spente. In studio ci saranno Giovanni Mangano da una parte e Mario Sangilles dall'altra. Si parlerà delle spese folli della regione siciliana, con particolare riferimento dettagliato sui costi dell'appalto che è stato affidato alla Absolute Blue di Cannes, di Lussemburgo, per una mostra fotografica a Cannes della regione siciliana. Si parla comunque di politica in generale. A proposito di questa vicenda, peraltro, Schifani, il presidente della regione, ha bloccato l'evento e per il momento è tutto appunto in stand-by ed è probabile che venga anche cancellato. Tutto questo all'interno dell'informazione raccontata. Mettetevi comodi e soprattutto mettete da parte il telecomando. Lucy Gullotta in scrittura di regia è già pronta, andiamo in sigla, cominciamo subito con Sviluppo Sostenibile. Bentrovati a questo appuntamento di Sviluppo Sostenibile a cura della redazione di Sicra Press, in scrittura di regia Lucy Gullotta, due gli ospiti in studio per affrontare alcune tematiche legate certamente all'ambiente, al nostro territorio, ma anche alla stretta attualità, purtroppo parlando di cronaca. Bentrovato Giacomo Milazzo, vicepresidente del Circolo Etneo di Legambiente, benvenuto a Sviluppo Sostenibile. Grazie. Ritorna ai nostri studi l'amico, nonché guida ambientalista ed escursionistica, Franco Coco. Ben trovato, Franco. Buongiorno, grazie. Ben trovato. Allora, sicuramente dobbiamo partire dal fatto che ci lamentiamo sempre quando andiamo in giro, non soltanto sull'Etna, sui territori siciliani, da Siracusa a Palermo, passando per Messina, ma anche l'Agrigentino, per la mancanza di tutela dei nostri territori. Allora, vorrei subito sentire il vostro pensiero da questo punto di vista. Se Franco Coco dovesse dare un voto da 1 a 10, che voto darebbe? 2. 2? Questo viene proprio dal cuore, spontaneo. No, già 2 è anche tanto, diciamo. Perché se parliamo, diciamo, di controllo, ma anche, diciamo, di quella forma di tutela che tutti i cittadini che magari accedono in questi luoghi potrebbero aver bisogno di avere, diciamo, in realtà, diciamo, siamo a un livello zero. Cioè, io sono, quando vado in giro, perché mi piace, ma anche per questioni professionali legate al mio lavoro di guida, eccetera, sono assolutamente solo nel parco. Nessuno mi vede, nessuno mi vede entrare, nessuno mi vede uscire, potrei fare la qualsiasi cosa, potrebbe succedermi la qualsiasi cosa.
mentre non è così dappertutto. Se vai, ci sono alcune zone, per esempio l'Oasi di Pendichari, o se vai all'Anapo, per esempio, ci sono i guardiaparco, tu entri, firmi, loro sanno più o meno quante persone stanno entrando e quindi poi quante ne usciranno, Quindi fatemi eccetera. capire, c'è una diversa giurisdizione, controllo, una diversa anche attenzione tra Parco dell'Etna, Parco delle Madonie, dei Nebrodi, eccetera, eccetera. Lo chiediamo anche a Giacomo Milazzo. Allora, c'è una diversa applicazione di quelle che dovrebbero essere le norme di tutela e di valorizzazione e diciamo anche di protezione di questo territorio. Sì, intanto c'è una quantità di norme come sempre eccessiva, sono veramente tante. C'è anche una diversità di territori. Una cosa è tutelare grandi dimensioni come quella dei parchi regionali in particolare, un'altra cosa sono i siti più piccoli, altrettanto importanti ma più facili da controllare. Quindi da un lato c'è sicuramente un problema complessivo di cultura. Della sostenibilità della natura, questo da noi manca tantissimo, come sappiamo. Dall'altro lato c'è un problema di inefficienza, non dico totale, ma importantissima da parte di quasi tutti gli organi legati a queste, alla tutela e al controllo del territorio. Parliamo sia dei parchi regionali, gli enti sono stati svuotati. Di persone e di mezzi e di soldi. Vale per il corpo forestale, anche quello svuotato e con poche persone, poi con la differenza che il corpo forestale nostro è diverso da quello nazionale, perché essendo regione a statuto speciale, i nostri non sono diventati carabinieri come tutto il resto, e anche questo abbassa il livello di tutela. Per questo, un piccolo inciso, noi infatti come Circolo Ateneo insistiamo molto perché il Parco dell'Etna diventi nazionale. È Ecco, un nostro vecchio pallino. potrebbe essere la via di salvezza, la via d'uscita Assolutamente sì, assolutamente da sì. queste tantissime criticità che riscontriamo. A proposito di cronaca, dicevamo, no? Parlavamo di cronaca, proprio a dicembre, credo, poco prima di Natale, è stato pubblicato sui social il video di un ciclista che è stato aggredito da alcuni motociclisti, che poi sono stati individuati, eccetera, eccetera, ma non siamo qui per parlare ovviamente della questione giudiziaria che avverrà, il sequestro delle moto, eccetera, eccetera. Non siamo qui per questo. Allora, questo signore era con la bici e a un certo punto era nella pineta, credo, di Lingua Glossa, Etna Nord, Etna Nord. Diciamo che certamente lo stesso parco, ente parco, dichiara, diciamo, che interverrà in sede, diciamo, processuale eventualmente, diciamo, quindi evidentemente era dentro l'area del L'area del parco. parco, certo. Dal filmato non si capisce Allora, che zona, se è su pista o meno, non è vediamo chiaro. brevemente il filmato, per chi non l'avesse visto sui social, l'ha pubblicato anche sigrapress.it, oltre che sulla pagina Facebook. Vediamo questo filmato. Ragazzi, scusate, ma voi vi rendete conto che state combinando? È Parco dell'Etna. Ma è Parco dell'Etna. Ma chi sta facendo? Ehi, 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 ehi! Oh! Ma che ti sta facendo? Oh! Stati calmi, oh! Oh, oh, oh! Oh! Ma che cazzo fai? Oh! Giram, a posto, ma chi va? Il video poi continua con altre minacce, qualche colpo basso, eccetera, eccetera. Al di là dell'episodio di maleducazione, evidentemente, di mancanza di rispetto, di senso civico minimo, chiaramente, perché tu comunque puoi dire, va bene, ok. Quel signore aveva detto che invece, insomma, che ci fate qui, comunque non li aveva insultati, evidentemente.
Cosa sta succedendo a Giacomo Milazzo? Cioè, l'abbiamo detto in apertura, c'è una mancanza di tutela, probabilmente non ci sono le risorse umane per i controlli, però l'idea è che c'è una manifesta incapacità di chi è a capo, dal punto di vista amministrativo, di queste aree che dovrebbero essere protette e non soltanto per la fauna e la flora. Quindi, cosa sta succedendo? È terra di nessuno diventato il parco dell'Etna nello specifico? In alcune zone, quelle poco frequentate per esempio dagli escursionisti o dalle guide, purtroppo sì, purtroppo sì. È chiaro che l'episodio va inquadrato nella più generale, quello che vediamo in giro, il senso di impunità di quello che succede, lo vediamo anche nelle strade cittadine, non occorre andare sull'Etna. Certo. Lì il vero problema è individuare dove è il luogo, perché paradossalmente forse anche il ciclista potrebbe essere nel posto sbagliato, no? Il problema è che le regole non vengono diffuse bene, quindi non si conoscono bene qu quali sono. Appunto, l'ente parco è un piccolo ente burocratico senza più personale che si occupa solo di pratiche amministrative e la guida politica dell'ente, perché il presidente del Consiglio del Parco sono una guida politica, quindi sono i sindaci del parco e il presidente scelto dalla regione, sono veramente inesistenti come progetto, come idea, come interessi. Noi ci siamo trovati addirittura a difenderci dai vertici del parco, Sì. cioè quando ci troviamo a difenderci non da chi non rispetta queste regole, ma da chi dovrebbe farle rispettare, come nel caso della vicenda di Bronde o dei Pullman, o il caso dei quad che abbiamo segnalato tante volte, Sì. senza che mai nessuno sia intervenuto, c'è un problema di assenza o di disinteresse della parte politica Che dovrebbe di questo. invece valorizzare e tutelare Certo, assolutamente certo. attraverso tutti i mezzi possibili e immaginabili queste aree, anche perché la Sicilia è ricca di parchi, di oasi, di riserve, siamo intorno ai 35 luoghi, insomma, da difendere in tutta la Sicilia, Sì. ma sono un po', diciamo, gestite, potremmo dire, in maniera allegra, spesso, Sì, se posso. tranne, come diceva Franco Coco, Esatto. Vendicari, l'Anapo, sono delle aree dove effettivamente i controlli ci sono per far rispettare le norme, le regole, perché c'è un problema anche di comunicazione. Quando noi diciamo a un gruppo di escursionisti, qui siamo in zona A o in zona B, ok? Dico quelli che vanno in montagna spesso con il fai da te, senza la guida, magari vanno in giro, non hanno idea di cosa significhi zona A o zona B, perché nessuno gliel'ha mai detto. Perché il parco non ha mai fatto, il parco dell'Etna nel caso specifico ne stiamo parlando, ok? Non è mai andato nelle scuole, anche un'ora al mese, non dico un'ora a settimana, spiegando esistono queste zone, esistono le oasi, le riserve, vi spieghiamo questo, questo, quest'altro. Non esiste. Portare le persone Portare dentro. poi le persone, sì, perché molta gente È non conosce importante. l'Etna, per esempio, no? Non hanno idea dove sia magari Infatti il poi lato si nord o il perdono. lato sud. Allora, quindi stavamo dicendo, Franco Coco, la situazione è veramente drammatica, vedendo queste immagini, ma questa è la punta dell'iceberg, questa aggressione. Perché ora parte un filmato che la nostra regista, in questo caso Lucy Gotta, ci fa vedere, relativo ad un'escursione di domenica scorsa al Ponte dei Saraceni, quindi territorio di Adrano, siamo tra Adrano, Biancaviva, insomma, quella zona lì. Tra Adrano, Bronte, eccolo Bronte, là, guarda che Tronchino. meraviglia, guardate. Però abbiamo trovato, Franco Coco, la carcassa di una Smart rubata all'interno del parco, di questa zona meravigliosa. Discariche a cielo aperto, spazzatura ovunque. Non io non ho visto questa è la Smart, quello che rimane di una Smart. State vedendo? Questo è il Ponte dei Saraceni. Franco, commenta tu. Ma abbiamo visto quello che si vede purtroppo dappertutto. Guarda.
perché io ho trovato carcasse di auto dentro il parco dei Nebrodi, ma dentro il parco dei Nebrodi, proprio dentro dentro. Ma si sono micro discariche anche sull'Etna, in pieno parco. È la realtà che c'è, almeno in questa parte della Sicilia, ma per quanto mi dicono anche dall'altro lato, il lato ovest. Tutto questo è sempre frutto di un assoluto abbandono del territorio, perché secondo me c'è da un lato una mancanza proprio di sensibilità verso l'ambiente, quindi del motivo per cui esiste un'area protetta, fondamentalmente. Una protetta esiste perché lì dentro c'è gente che ci vive, no gente, ci sono degli esseri viventi, ci sono delle piante, ci sono degli animali, ci sono delle varie forme di vita, quella è la loro casa, noi andiamo lì a osservarli con tanto rispetto e non certo diciamo a occupare il territorio o andare a caccia, a sparare diciamo a chi abita in questi luoghi. In mano Franco Coco tiene un bossolo, cioè, guardatelo, ecco. Recuperato domenica, Eccolo qua, lo state fresco vedendo? fresco, quindi Ecco qua, proprio proprio lì diciamo nella zona proprio del parco, cioè del Ponte dei esattamente Saraceni. nella Valle delle Muse, un po' più in Ecco, basso diciamo rispetto al Ponte dei Saraceni, guarda un po'. che è un'area umida dove se vai lì possibilmente vedi qualche airone cinerino, vedi qualche gazzetta, puoi vedere altri uccelli acquatici perché ci sono canneti eccetera, quindi diciamo è molto bello anche per i cacciatori. E quindi secondo Cacciatori che me non possono andare lì. Ah, purtroppo sì, purtroppo sì, quindi esiste sì, questa norma. però Però ci sono delle Milazzo limitazioni. ora mi viene in Ci sono delle soccorso. limitazioni, eccetera, quindi Sì, perché noi abbiamo probabilmente, sentito domenica scorsa bravo, probabilmente a qualche dicembre e colpo di gennaio, fucile, qualche doppietta. probabilmente a dicembre e gennaio no, però a parte questo che voglio dire, la caccia è una di quelle cose, diciamo, tra virgolette, che sono in un certo senso protette dallo Stato italiano, cioè una forma di protezione Chissà verso la perché, caccia, chissà per cui perché. Vabbè. anche se la trovo una cosa un po' strana, addirittura ancora è considerato uno sport, perché non vedo Inverosimile, qual è, direi. diciamo, però quello che volevo dire è questo, i soldi non è che non ci sono, perché quando tu vai nel parco dell'Etna e ci vai di mattina, trovi tanta gente al lavoro, non è che non ne trovi persone, che è sempre così. Quindi secondo me si tratterebbe anche di prendere una parte di questi soldi, qualificare un po' di persone e dare un lavoro, diciamo, anche tra virgolette un po' più serio e farle diventare queste persone dei guardiaparco, cioè persone che stanno agli accessi e spendere anche un po' di soldi per mettere i cartelli, perché come avete detto uno arriva là e non sa manco che è vietato entrare con la moto. Non so, Io o posso fare lo gnori con la ed entrare. bici, oppure anche con la bici, Posso è fare lo possibile. gnori ed entrare, perché tanto dove è scritto? Chi me lo ha detto? Ecco, io in particolare sulle fore laviche del Simeto, sul ponte dei Saraceni, ne approfitto perché, Sì, torniamo su quelle sì, immagini. Sì. perché in Sicilia circa il 20% del territorio è tutelato. Perché o come parchi regionali o come riserve. C'era un obiettivo europeo di portare questo territorio al 30%. Ci sono già tantissimi siti, questo è uno di quelli, all'interno di un progetto della regione siciliana, quindi già inseriti, non ricordo se fine anni 80, fine anni 90, che dovevano contribuire a portare questo livello. Sono posti splendidi, questo come tanti Guarda, guarda un altri, po', guarda Giacomo. e non sono mai stati, ma non Che sono, vergogna. Perché non sono mai stati inseriti all'interno delle riserve più c'è una ampie. politica incapace, Non si c'è una può. politica che ad oggi è stata fallimentare sui parchi, sulle Assolutamente. riserve, su tutto ciò che riguarda questi tesori unici, ma senza tutela dalle nostre parti. Qua la tutela su siti come questo è data dal fatto che sono spesso dei siti all'interno della rete Natura 2000 europea, quindi comunque non si può almeno costruire, quella è una cosa qua. Per il resto poi c'è il totale abbandono del territorio.
i comuni non sono in grado, C'è non una hanno la base di forza maleducazione importante, di fondamentale. inciviltà, attenzione. Ma vanno in parallelo perché il problema dei rifiuti, per esempio, Guarda un po', guarda un fa po', parte anche questo è il panorama. Guarda un po', sì, discarica, c'è l'aperto. il parco dell'Etna è pieno di queste situazioni, Sì, purtroppo. Comunque, quindi tornando al discorso di prima, la politica nomina gente incapace, perché comunque sono delle scatole vuote ormai i parchi, ok? Non hanno soldi in bilancio se non quelli per gli stipendi, Lo evidentemente. stipendio sostanzialmente. Fanno lavoro amministrativo e basta. Di misure efficaci non ne abbiamo viste negli ultimi 5, 10, 15 anni importanti. Diceva Giacomo Milazzo, dovrebbero aumentare al 30% in Sicilia. Ma non c'è una classe politica in grado di portare avanti questo. Perché se oggi chiedi a un politico cos'è la biodiversità, non riesce a risponderti. Non ha idea di cosa sia, di cosa stiamo No, non parlando. è nel loro campo di interesse, diciamo così, Ma diciamo perché così. c'è gente prestata alla politica? La politica è. Era una cosa seria, ed è una cosa seria la politica con la P maiuscola, ma deve essere fatta da persone serie. Attenzione. Che c'è di serio oggi? Al di là dei cambia casacca, quelli che cambiano costantemente casacca per il proprio interesse, e non per l'interesse della gente e del territorio. Franco Cocco mi guarda come dire, sei Sì. d'accordo o sto vaneggiando? No, Sorridi, sì. purtroppo è la realtà. Ah, Il ecco. problema è che tutti noi dovremmo renderci conto che quello che stiamo vedendo, le microdiscariche, il cacciatore, quello che entra magari è più forte e picchia il più debole, eccetera, eccetera, è esattamente una cosa naturale. È quello che succede, è sempre successo nell'evoluzione, diciamo, delle varie specie. È quello che si chiama il mondo di animalità in una regione orientale che è dettato dal più forte, dalla legge del più forte. Quindi bisogna scegliere se vogliamo vivere una società civile dove si progredisce tutti quanti assieme, tutti quanti godiamo liberamente di questo sviluppo, ma nel liberamente significa anche, diciamo, rispettare l'altro, quindi rispettare le regole, darci delle regole, rispettarle, oppure se vogliamo vivere in una giungla, per cui le città sono delle giungle, le strade sono delle giungle, magari i posti di lavoro sono delle giungle ormai, e l'ambiente è una giungla, perché? Perché, diciamo, non stiamo riuscendo a gestire la capacità di stare assieme e del cooperare per stare bene tutti. Quindi quello che noi vediamo nel Parco dell'Etna o dappertutto, tranne in quei luoghi dove appunto forse per delle dimensioni un po' più piccole c'è un certo controllo, quindi anche un certo rispetto, Sono gestite in maniera sono diversa, per gestite in maniera esempio il caso diversa. dell'Oasi di Vendicari è gestita direttamente dall'azienda Dipartimento Foreste, cambia sempre nome, insomma, e quindi è gestita in maniera più attenta, quella in particolare devo dire. Ci sono quelle gestite direttamente dalle associazioni, dal WWF, dalla stessa Lega Ambiente, e queste pure c'è un maggiore livello di tutela e di attenzione. Quelle che vengono gestite dalle associazioni sono in grave difficoltà. Io sono andato come volontario a Lampedusa, all'isola dei conigli. Lì la riserva è gestita con molta difficoltà. Per essere gestita siamo andati in centinaia di volontari a fare i turni, perché se no non si riescono a Per le gestire. Non uova, no? arrivano i soldi Cioè, dalla ecco, regione non ci e sono quindi anche gli contributi, stipendi di chi certo. lavora lì sono sempre in Però, ritardo. Le associazioni se ne vogliono uscire beh. dalla gestione delle riserve, perché è diventato complicato, difficile, troppe responsabilità, perché Bravo, se poi che ci sono delle responsabilità. l'interfaccia è la regione che non dà risposte, diventa un problema. Speriamo che Ma la sai, nuova non possiamo giunta andare dia avanti a dire delle sempre no. speriamo, speriamo. No, dico, vedremo, Ma no, io sulle scelte, se. vedremo chi andranno adesso a scegliere sui parchi, Sì, lo spoil quindi system, certo. mettiamo sempre alla prova, Ti dico poi semplicemente perché speriamo comunque. di sbagliarci, insomma. Sì, Nico, a proposito del turismo, dico lo scandalo di questi giorni di Cannes, no, di questa mostra da 2 milioni e 2 dell'anno scorso, 2 milioni e 200 mila euro a 3 milioni e 7. Con dei costi esorbitanti che dovrebbero essere spesi, ci fanno sapere dalla regione, nel settore del turismo. E allora, quale migliore occasione per ridare forza, dare uno scenario, ok,
ai parchi, alle Certo, oasi, anche il alle turismo, riserve. bisogna cercare il turismo sostenibile, Esatto. quello che non distrugge il territorio, che lo valorizza, è quello che si fa in Trentino, è che si fa nel Parco degli Azzurri. C'è quel tipo di turismo, anche un turismo ricco, tutti pensano ai soldi immediati, c'è anche un problema di sviluppo del turismo sostenibile che è più ampio, Ma qui più c'è una lotta attento. sul territorio, Giacomo, qui c'è Sì, una lotta indubbiamente. perché se io e Franco Coco facciamo qualcosa, arriva poi un altro che farà di tutto non per essere migliori di noi, per far alzare la competitività, quindi a beneficio del turista, del territorio, eccetera, eccetera, ma per bloccare noi. Cioè, Sono se i noi facciamo, piccoli manca la interessi. sinergia in questa terra, sul turismo in particolare, sull'Etna, ma potremmo parlare qui per ore e ore. Per lo scempio che si è fatto Roberto, scusami dell'Etna, se per ti disturbo, lui ha gli nominato interessi delle privati. regioni, perché in realtà da un punto di vista proprio nazionale, da un punto di vista nazionale non c'è, diciamo, sul turismo una strategia dello Stato, per cui le regioni che si sono mosse, e il Trentino è quella che si è mossa prima di tutti, ha imparato dai propri errori e ha sviluppato un sistema turistico che è una vera miniera d'oro. E Certo, noi e lavorano tutti. potremmo imparare da loro che hanno iniziato prima di noi, ma la prima cosa è anche valorizzare, curare il territorio. Quando tu porti il turista e sei costretto necessariamente a fargli vedere quello che c'è di discarica, sia lungo la strada per arrivare, e poi a volte dentro il luogo, quello chiaramente Luoghi del significa. genere in Unici, Trentino unici. o in Emilia, cioè, sarebbero veramente No, no. valorizzati 24 Sai ore le su cose? Ma non ci 24. sono, cioè l'Etna è un È patrimonio unico, sì, internazionale, unico. altro Non patrimonio so, UNESCO, tra l'altro. non per niente patrimonio UNESCO, ma la diversità dell'Etna, che non è quella, Lo so. che non è quella, è veramente unica. È il vulcano attivo più alto d'Europa, quello con le manifestazioni più diverse, il più studiato al mondo. Cioè, siamo Più dentro una attivo. miniera che non solo di biodiversità, di bellezza, ma anche di crescita economica. Il Trentino fa, credo, 3 o 4 volte il turismo come presenza di tutta la Sicilia. Noi abbiamo le zone archeologiche, abbiamo le città, abbiamo il mare. Abbiamo una cucina unica, tra Abbiamo l'altro. anche il mare, perché voglio Certo, dire, mentre ok, che ci abbiamo quello. E sei. ci fermiamo lì, però. E ci Fermiamoci. fermiamo lì. Fermiamoci, Ma purtroppo. abbiamo mortificato e continuiamo a mortificare il Assolutamente. territorio. Questa è la realtà vera, perché Sì. manca una politica Le seria, coste concreta. Le non ci sono più. cose, cioè, poi inviteremo Giacomo o Milazzo per parlare delle acque, dell'inquinamento delle acque, dei fiumi, dei torrenti, della mancata manutenzione, perché di questo bisogna parlare. Abbiamo un territorio che è a forte rischio, oltre che sismico, anche idrogeologico. Ma avete mai sentito, e poi chiudiamo questo nostro approfondimento, parlare un politico prima delle elezioni, quando c'è la propaganda, ma quanto siamo bravi, se salgo farò questo, quest'altro, eccetera, eccetera, di ambiente, di territorio? Avete mai sentito parlare di oasi? Sanno cos'è un'oasi? La differenza tra la riserva, l'oasi, la zona A, la zona B, cos'è un parco? Non hanno idea perché sono ignoranti. Sono ignoranti. Il problema è che qua buona parte della gente in Sicilia abbassa la testa. Cioè, questo è un territorio che bisognerebbe difenderlo con i denti, con tutti i mezzi possibili, con il coltello tra i denti. Non è possibile lasciarlo così in abbandono totale per l'incuria della politica e perché le nomine avvengono dalla politica. Questo è il problema. Mettono gente incapace, il presidente di turno, la coalizione di turno, di destra, di sinistra, qua non ne stiamo facendo un problema di un partito o di una coalizione. Ma quello che stiamo vedendo nel contesto, oggi questa terra è praticamente in grande affanno in tutti i suoi settori, compreso questo. È quello che abbiamo visto, è soltanto la punta dell'iceberg. Perché dovremmo stare qui a parlare Assolutamente. ore e ore sullo stato di abbandono di questo territorio. Ma non lo fa nessuno perché sono impreparati. Non sono preparati, non hanno cultura del turismo, del Non hanno territorio. interessi. E non hanno interesse. Quando c'è un Perché quello mi interesse sa che. economico soprattutto, ok? O di bottega, come si dice in gergo, e allora li vedi là Beh, quegli in prima interessi linea. immediati proprio del tipo Sì. prendo e porto via, che poi è Purtroppo. quasi un po' una specie, no, quello che fa il ladro,
la do prendo e porta via. E porta via, è non è una semina, non è che certo, spendo certo. per seminare e poi cresce qualcosa, quindi è proprio, diciamo, è il futuro. L'atteggiamento del cacciatore. Predo, intanto predo, poi. E poi si vede. Poi si vede. Poi ti si regalo vede. Questo. Grazie, grazie, è veramente significativo questo bossolo fiocchi, peraltro, c'è cioè, una pubblicità. Allora, eccolo qua, questo trovato a Ponte dei Saraceni. No, questo è trovato dentro la Valle delle Muse, allora, a 30 però. Metri dal blocco di Arenaria dove c'è, diciamo, una... L'area dei Palici. L'area dei Palici. Bene, bene, è un posto magnifico. Giacomo Milazzo, grazie per essere grazie stato con noi, il vicepresidente del Circolo Ateneo di Legambiente. Ritroveremo Franco Coco all'interno della nostra programmazione, ma anche a spasso per il mondo, guida ambientalista e escursionistica. Ma dimmi, la prossima escursione dove la farai? Prossima escursione, siamo alle spalle di Forza d'Agro, ci facciamo il sentiero storico perché lì c'erano dei palmenti, per cui c'è un sentiero che dal paese portava verso questi palmenti, quindi. C'è anche una leggenda, una tragica leggenda dell'Ottocento in questi luoghi e niente. La giornata si prevede. La conosceremo se verremo assolata e con poco vento. Se parteciperemo a questa escursione. Ah, perfetto. Grazie, le condizioni del tempo sono buone. Sembrano ottime. Benissimo. Grazie per essere stati con noi in questo appuntamento di sviluppo sostenibile, dove abbiamo denunciato questa situazione davvero incredibile in cui versano i territori che andrebbero invece protetti assolutamente e difesi. Grazie a tutti per l'attenzione. Finisce qui questo appuntamento di sviluppo sostenibile. Buon pomeriggio dal vostro Sandro Gaglio. Alma viva, ma la seconda frase, che è quella di dire viva, significa che oggi vogliamo da qui lanciare un messaggio che questo viva significa che deve continuare a vivere. E così oggi siamo qui in piazza in uno sciopero di tutto il gruppo Alma Viva di Catania e Palermo in contemporanea. Lo sciopero nasce perché dobbiamo trovare la soluzione per 180 lavoratori circa su Catania, oltre 200 su Palermo, attualmente impiegati nella commessa del 1500, che non hanno futuro occupazionale. La commessa del Ministero della Salute 1500 è stata chiusa dal Ministero della Salute proprio il 29 dicembre scorso ultimo, e quindi questi lavoratori allo stato attuale sono in cassa integrazione a zero ore, non percepiscono uno stipendio più basso del reddito di cittadinanza. Oggi ovviamente c'è stato un primo incontro interministeriale a Roma con le nostre strutture nazionali, un incontro propositivo in quanto i ministeri impattati hanno dichiarato che sono tutti pronti a trovare le soluzioni per la salvaguardia di tutti questi livelli occupazionali. La storia insegna che un periodo pandemico dura 10 anni, in Italia questo periodo pandemico è durato solamente 2 anni, quindi questi lavoratori impiegati in quello che era il 2005 per il periodo Covid hanno dato un grosso servizio in cui tutta la popolazione italiana impattata da questo periodo pandemico veramente aveva bisogno di essere sostenuta per i innumerevoli decreti che si interfacciavano l'uno con l'altro. Al 29 dicembre del 2023 il Ministero della Salute dichiara chiusa il periodo pandemico e quindi questo servizio di utilità pubblica del 1500. Oggi noi chiediamo che sia Alma Viva sia il Ministero si faccia carica di quello che è la loro responsabilità, che venga veramente istituito un numero di pubblica utilità che comunque copra l'intero perimetro occupazionale. Oggi non possiamo perdere neanche un posto di lavoro. A Catania sono 180 adesso e si occupavano di Vodafone, hanno sempre 15 anni che lavorano per la commessa Vodafone, mentre a Palermo sono 200 e fra di loro lavoravano sulla commessa di TIM o sulla commessa di Trenitalia e Alitalia, quindi che adesso è diventato ATI. Quindi diciamo erano tutti operatori che erano garantiti dalla clausola sociale e che non avrebbero mai perso il posto di lavoro nonostante Alma Viva, e come ha detto lei all'inizio, viva ma di in realtà è un'azienda che sta chiudendo da questo punto di vista in questo settore e nel CRM,
però questi lavoratori avrebbero avuto un futuro. Oggi, grazie al fatto che hanno lavorato e hanno servito il paese con il servizio 1005, in realtà lo hanno perso questo diritto. Andiamo alla sostanza di questa protesta, che noi oggi cosa vogliamo dire? Perché non avete pensato in tempo che c'era questa situazione? Perché non vi siete adoperati affinché tutto ciò potesse essere oggi non una manifestazione, ma al contrario, una esternazione di successo, di contentezza, di gioia? Cos'è successo? Assolutamente sì, la domanda è perfetta. È quello che abbiamo chiesto, rivendicato in quest'ultimo anno, prima all'azienda, Almaviva, e successivamente al governo, al Ministero della Salute in questo caso, che è colui che ha tolto questa commessa che solo su Catania, lo ricordava prima il collega, occupa 180 risorse per il momento. E non dobbiamo dimenticare anche quei lavoratrici e quei lavoratori che non fanno parte di questa commessa ma che per Almaviva lavoravano, a Catania ne abbiamo un'altra decina e su Palermo mal contati sono più di 300 i lavoratori che sono interessati alla vertenza. Quello che abbiamo chiesto, continuiamo a chiedere, abbiamo rivendicato sino a stamattina al tavolo con tre ministeri, è che non si possono esimere da quelle che sono le proprie responsabilità. Le responsabilità sono di Almaviva, dell'azienda, ma anche del Ministero della Salute, quindi il governo deve insieme a noi trovare soluzioni. Abbiamo fatto proposte concrete, abbiamo chiesto e ottenuto che gli ammortizzatori venissero prorogati perché abbiamo necessità di avere tempo per trovare una soluzione per tutti. Le possibilità ci sono, il governo ha possibilità anche di intervenire su tutte quelle aziende che sono partecipate e che hanno commesse ad esempio anche sul territorio catanese, pensa ad Enel, Poste, aziende a partecipazione statale, quindi la possibilità di risolvere la vertenza c'è. Qui a questo punto la domanda che dobbiamo porci e quello che chiediamo al governo e all'azienda è: c'è la volontà? Bentrovati in questo primo appuntamento del nuovo anno con il cappello di Archimede. Parliamo dell'anno solare, evidentemente, siamo già arrivati a più di un quarto del cammino stagionale del cappello di Archimede, format medico-scientifico prodotto da Sicra Press con due protagonisti principali, la professoressa Cristina Tornali, che andiamo a salutare, lo ricordiamo, fisiatra, presidente dell'Associazione Italiana Neurodisabili, nonché docente universitaria e direttore del Centro Siciliano di Accademia di Arti Sanitarie. Bentrovata professoressa Tornali. Buonasera a tutti. E bentrovato al professore Ignazio Vecchio, neurologo. Bentrovato professore. Grazie a lei, direttore. Oggi il compito non è facile, perché parleremo di stretta attualità, non tanto dei fatti di cronaca, ma delle violenze in famiglia, di questa mancanza ormai di punti di riferimento tradizionali come possono essere l'educazione, il senso civico, il rispetto, il senso del pudore, di cui spesso abbiamo anche parlato e accennato all'interno del cappello di Archimede. E allora, violenze sempre più frequenti in famiglia. Potremmo partire da uno dei tantissimi casi, il caso più clamoroso in Sicilia. Qualche settimana fa la figlia 17enne che strangola la madre 55enne, un'insegnante di scuola elementare. Ora, questo per raccontare un episodio, partire da un episodio di cronaca. Allora, cosa sta succedendo? La famiglia non esiste più, il concetto di famiglia? È soltanto una questione educativa? Tutto ciò che ci circonda ci porta ad essere più cattivi, a odiare il mondo? Allora, professoressa, io vorrei poter citare dagli antichi romani a Celentano, perché homo homis lupus, l'uomo è stato sempre lupo per l'altro uomo, citazione che conoscono tutti, che testimonia proprio la cattiveria, purtroppo, dell'essere umano.
contrariamente a quello che in senso de amicisiano pensiamo tutti, che noi siamo esseri umani nella scala più evoluta rispetto agli animali. Ho detto già l'altra volta che mentre l'animale uccide un altro animale singolo, tranne che non, e anche il branco uccide sempre uno, l'essere umano è quello che riesce a uccidere più persone contemporaneamente, vedi la guerra per esempio. E c'è l'interno, perché se noi ascoltiamo una famosissima canzone, che se non ricordo male si chiama Il Giornale, dice questo l'hanno ammazzato, hanno fatto questo, hanno fatto quello, allora Celentano alla fine della canzone dice ma dai, chissà di quanti anni è questo giornale, e poi alla fine ci dice no, e dice è di oggi. Quindi cosa vuol dire? Purtroppo c'è da fare una amara e triste considerazione, che l'essere umano non è nato sempre buono, dico sempre perché anche i riferimenti biblici, Caino e Abele, lo testimoniano. C'è una bella fetta di umanità che purtroppo ha, i neurologi direbbero, l'area di Forel un po' accentuata, che è l'area dell'aggressività, e questo è un dato di fatto, è la base. Poi purtroppo c'è da fare la considerazione che realmente la società non ha più dei valori fissi. Oggi i sociologi ci parlano di società fluida. Cosa vuol dire società fluida? Vuol dire che non abbiamo dei punti fermi di riferimento, che l'educazione non è uniforme, che la società è anche varia rispetto al passato, è multiculturale, multirazziale, dobbiamo anche prenderne atto. Pensate che nell'antica Roma esisteva una figura giuridica che oggi è rivestita dal mediatore culturale, ed era sì, in effetti un giudice che si occupava, si chiamava Praetor Peregrinus, che era colui che si occupava, perché nell'antica Roma c'era un po' una situazione un po' simile alla nostra, cioè gli cosiddetti extracomunitari che arrivavano nell'antica Roma, però Roma le inglobava, li romanizzava, detto fra parentesi, ma comunque c'erano delle differenze culturali, quindi esisteva questa figura del Praetor Peregrinus. Questo per dirvi che la società multiculturale, noi ogni epoca crede di essere originale, no? Noi siamo così, siamo i più cattivi, dobbiamo rassegnarci, siamo i più buoni, dobbiamo rassegnarci, siamo i più cattivi, ogni volta diciamo noi siamo i più cattivi, oppure noi come siamo buoni, noi come siamo evoluti. Ma dobbiamo rassegnarci? No, non bisogna rassegnarci, io non sono una persona che si rassegna, quindi dobbiamo sempre combattere la parte maligna dell'essere umano, secondo il mio punto di vista. E non sarà facile. E non sarà facile. Anche perché la nostra... Prego. No, sì, volevo concludere, sì, dando invece un occhio, un faro, uno spaccato sulla società, sulla famiglia di oggi, perché quando noi parliamo di famiglia non c'è famiglia e non c'è neanche società, perché i valori... La società si basa sulla famiglia, cioè la cellula della società è la famiglia. Quando la famiglia non ha più dei parametri fissi, anche la società diventa fluida. La famiglia è fluida, abbiamo famiglie allargate, quindi non abbiamo nemmeno modelli educazionali costanti. Qualcuno potrebbe dire, benissimo, c'è la scuola. E lì si apre uno scenario infinito. Uno scenario per cui, ecco, non ci vuole questa trasmissione. Su questo ci vorrebbe un'altra trasmissione. La nostra redazione, professore Ignazio Vecchio, suggerisce: solo colpa della pandemia che questo odio sia aumentato e i casi di bullismo, di aggressività in generale, proprio non soltanto dei giovani. Poi accentreremo la nostra attenzione sul bullismo. Ma intanto partiamo dalla famiglia, come diceva la professoressa Tornali, insomma effettivamente questa famiglia, l'idea della famiglia tradizionale si sta sgretolando giorno dopo giorno. Allora direttore, io voglio andare per un attimo controcorrente, ma non per contraddire o fare una dialettica di contestazione al tema che stiamo affrontando. Voglio andare controcorrente dicendo che a me, per una buona società, l'ottimismo non manca. Di nuovo c'è che i media, tutti gli stessi social, i mezzi di comunicazione, il giornalismo, affrontano o danno enfasi particolare a situazioni sgradevoli,
mentre c'è quella che alcuni giornalisti sociologi chiamano da sempre una maggioranza silenziosa, quasi apparentemente senza voce, che fa il suo dovere ogni giorno, donne oneste, operose, soggetti dati al volontariato, mano tesa a deboli, tematiche che cercano di affrontare, diciamo, i problemi dei soggetti fragili, degli anziani e dei disabili. Chiaramente tutto questo può sembrare in contrapposizione al tema che stiamo affrontando in maniera quasi da contestarlo. Invece la problematica è una sola, ed io parlo da neurologo. Il cervello e la psiche sono due elementi, cioè l'aspetto organico e l'aspetto funzionale dentro la scatola cranica, sono l'espressione degli stimoli e delle educazioni che si ricevono. Bisogna iniziare dagli esempi. Se l'esempio a vari livelli è l'enfasi del più forte, l'enfasi della fisicità, l'enfasi della ricerca della perfezione muscolare, estetica, l'enfasi del denaro, l'enfasi del sesso, me lo volete trovare, lo dico in senso affettuoso e con rispetto, uno spazio piccolino per le tematiche del cuore. Ma non vogliamo scomodare troppo il grande Pascal, che diceva che il cuore, in quella bellissima affermazione, ha delle ragioni che la ragione spesso non conosce. Quindi oggi c'è spazio al sesso, spazio alle problematiche delle trasgressioni, spazio alla messa in discussione del tradizionale. E intendo dire come neurologo che non c'è il tradizionale e il moderno, c'è il biologico e il percorso nuovo. Tutti i percorsi nuovi vanno apprezzati, nella misura in cui non si faccia come il vecchio esempio che buttando l'acqua sporca, se c'è, si butta anche il bambino, esempio vecchio, consentitemi il termine, come il cucco. Cosa intendo dire in sintesi? Se il nostro cervello nei programmi televisivi, non dico sempre ma spesso, sui giornali, nella stampa, nella pubblicità, deve avere l'enfasi del sedere della donna, l'enfasi del sesso sfrenato, l'enfasi della ricerca del denaro, l'enfasi dell'egoismo. Tutto il resto è conseguenziale. Tutto il resto è conseguenziale. Non sono certo per una società che inibisce la modernità, perché la modernità è ricchezza e tentativo di miglioramento. Ma non possiamo pensare di svilire i valori del cuore, i valori della ragione, i valori dell'abbraccio solidaristico nei confronti di chi soffre, con la tematica di una brutalizzazione dell'amore in termini esclusivamente di sesso sfrenato, nella situazione che non si sa l'eterosessualità, non è una battuta provocatoria, assolutamente, possa essere un modello, oppure ai bambini proponiamo, pur nel rispetto dei percorsi degli omosessuali che ci sono sempre stati, proponiamo la relativizzazione della biologia degli esseri umani. Non c'entrano gli elementi religiosi, non c'entrano le filosofie, non c'entra la politica. Il prezzo della guerra. Preghiamo per le mamme
che hanno perso i figli soldati, siano ucraini, siano russi. Aiutiamoci a vicenda, chiediamoci se siamo divisori o se condividiamo, ok? Io divido o condivido? Esattamente. Ha ripetuto il Papa. Professore Saturnali. E poi il discorso dell'uccisione, la peggiore uccisione per l'uomo non è la morte fisica, è l'uccisione della dignità e della memoria. Certo. È una dannatio memoriae, l'uccisione della dignità è quanto di peggio si possa fare a un essere umano. Tra parentesi, anche il nostro codice penale sa benissimo che la calunnia è punibile, ma senza andare troppo lontano, il chiacchiericcio genera maldicenza, la maldicenza genera odio e l'odio genera la guerra. Quindi l'equazione è molto lineare, non è così strampalata come potrebbe sembrare qualcuno. Del resto, diciamo giustamente, il nostro pontefice attinge anche a quelle che sono le sacre scritture, in cui c'è scritto, dice, se tu getti un granello di sabbia nel vento, non lo recuperi più. Quindi la maldicenza è così, gettare questo granello di sabbia di discredito e poi non lo recuperi più, quindi distruggendo quella che è l'onorabilità di una persona e quindi anche mettendo, come noi diciamo spesso, zizzania fra delle persone, generando odio, generando divisione appunto, e quindi di lì alla guerra non è che il passo sia tanto lontano. È una società, questo, pensiamoci, è una società malata, diciamo spesso, come a dare una giustificazione. Guardi, professore. Direttore, non è una società malata, ci sono interi settori in ambito rurale, in ambito della piccola e media borghesia, nel mondo degli operai, nel mondo del lavoro in Cina, in tutte le sue articolazioni, dal basso in alto, con persone degnissime, soggetti che tutt'oggi sono di grande esempio, ma che purtroppo non fanno la grande cronaca del deficiente, del bullo, del violento. Allora, abituiamoci a pensare, lo ripeto ancora una volta come neurologo, che gli stimoli esterni ripetuti condizionano il modo di pensare. Se noi ci abituiamo a pensare che il soggetto di sesso femminile fin dalle scuole merita rispetto, una volta c'era il senso della cavalleria, si diceva così, ed io cito con grande stupore mio, che sconfina quasi in un inizio di sgomento, il fatto che qualche volta, non capita spesso, però quando capita di dover cedere un posto che io ho a un soggetto di sesso femminile, anche giovane, suscito stupore, come se stesse per fare una cosa da marziano, mentre la cosa più normale del mondo non è neanche una cosa bella, perché le cose giuste non sono belle, sono solo giuste. Poi il giusto osannato diventa anche bello. Non bisogna assolutamente pensare che in famiglia, mentre si è riunita a tavola, quando lo si riesce, ognuno è col suo telefonino, ognuno risponde alle sue sollecitazioni esterne, ognuno si alza e finisce quando dice lui, senza tenere conto degli altri. Già questo è un modo, un comportamento che poi, trasferito dalle dinamiche familiari, seduti a tavola, in tutte le dinamiche familiari, anche a litigare per il telecomando, no, io devo vedere questo, io, quando si ha una sola TV, è chiaro, certo. In molti ambiti c'è una sola TV. Che cosa intendo dire? La società non è malata, è male educata. Ed essendo maleducata in vari ambiti, diventa una società maleducata. Io farei dei corsi di educazione civica nelle scuole in cui si dovrebbe parlare di quello che si dice in termini, il buon tonno,
Sì. Il modo dell'eleganza. Abbiamo un titolo, etica, senso del pudore e rispetto. Bisogna togliere la volgarità dal linguaggio corrente. Io, da medico neurologo, odio tremendamente la parolaccia o il riferimento smaccato, ma non perché non mi piaccia l'aspetto che può suscitare una piacevole malizia. Tutte quelle argomentazioni che elicitano anche la curiosità del piacere. A me non piace che il modo di relazionarsi con gli altri debba essere preceduto da un'affermazione volgarissima al maschile o al femminile, che alla fine etichetta il rapporto relazionale in un mare di volgarità. Così come non si può sopportare l'aspetto comportamentale smaccato di colui, faccio un esempio banalissimo, di colui che fuma la sigaretta, poi la spegne un attimo e la butta a terra così ovunque sia. Come si butta a terra la sigaretta, si butta a terra il buon proposito, si butta a terra la modalità educativa e della mano tesa al garbo. Ma lo vediamo anche nelle istituzioni. Quante volte assistiamo in Parlamento, a prescindere dai colori e dalle collocazioni politiche nei banchi della Camera, del Senato, a situazioni che io quando ero piccolino, se assistevo con le conoscenze che avevo allora a un dibattito politico anche dialetticamente vivace, notavo che le accuse erano soltanto sui programmi, sui punti di partenza, sulle indicazioni dei probabili punti di arrivo, ma non toccavano assolutamente il criterio della dignità degli altri. Posso dire che l'Italia, indipendentemente da considerazioni politiche, è stato dagli anni 90 in poi un bruttissimo esempio a livello internazionale. Quando la nostra stampa, ma lo fa anche con soggetti collocati non esclusivamente a destra, l'ha fatto con soggetti che sono stati accusati, non dico di nefandezze, di situazioni per le quali non si ha il rispetto. Io ho visto che la nostra stampa ha il gusto matto a ridicolizzare anche i rappresentanti o alcuni rappresentanti delle istituzioni. Quando all'estero tu trasmetti un messaggio che il nostro capo del governo è un puttaniere, quando sappiamo che ci sono nazioni, con tanto il rispetto, e l'abbiamo come esempio ora il Regno Unito, che addirittura cerca di circoscrivere, certo, gli scandali e scandaletti, la dialettica di contrapposizione nella famiglia reale, perché la stessa stampa inglese, tranne quando c'è l'evento ineludibile di parlare di un libro, ma soltanto per il tempo giusto, non si va alla perenne ricerca del colore delle mutande del nostro politico di turno. Questa è una tristezza della nostra stagione politica degli ultimi 20 anni, che poi è diventata tristezza per tutti. Non si può invocare il rispetto quando tu pugnali la dignità, anche se non ne condividi le idee, di altri. Io ho sempre detto in tutti gli ambiti che se la notizia che mi devono dare su un soggetto politico di destra o su un soggetto politico di sinistra, ecco, quante volte, scusate il termine poco elegante, tradisce la moglie o il marito, io dico con un'affermazione pratica, siamo alla frutta.
lo ripeti ancora una volta in maniera ossessiva, da neurologo, i cervelli di coloro che ascoltano le tematiche della cosiddetta quotidianità in vari ambiti, se a questi cervelli viene proposto il film col sesso violento e sfrenato che addirittura sconfina nell'omicidio, la donna che deve essere vista per i centimetri di sedere in più o in meno che fa vedere, la pubblicità imperniata sempre ed esclusivamente sul nudo, chiaramente non è che io propongo, io ho una visione laicissima della vita, con tutto il rispetto non propongo come pubblicità e merito un rispetto un corteo di suore o di religiosi, ma quante volte noi nella quotidianità in passato abbiamo assistito a modelli meravigliosi anche con la loro sensualità, delle attrici di prima che incantavano per la loro bellezza e incantavano tutti. Quante volte abbiamo sperato che nelle scuole ci fosse la tematica del libro cuore e non la tematica della violenza? Con tutto il rispetto per chi l'ha formulato, io ritengo, proprio dal punto di vista medico, che sia una cosa mostruosa mettere, diciamo un termine esplicativo, in bocca, davanti all'orizzonte di un soggetto a scuola, la tematica dell'omosessualità, del diverso o dell'eterosessualità. È come a un ragazzo della prima elementare obbligarlo a leggere la Divina Commedia, l'Iliade o l'Odissea. Quello deve imparare l'alfabeto della scuola, deve imparare la grammatica e alla fine arriverà alla letteratura più eccelsa a livello nazionale o internazionale. Concludo dicendo: la formula non è che la società è malata e noi la dobbiamo salvare oppure non c'è niente da fare. C'è molto da fare. Iniziamo l'educazione civica nelle scuole, perché i bambini, se nelle scuole vengono educati in tutti gli ambiti, e abbiamo bravissimi insegnanti in tutte le loro articolazioni di ruolo e di operato formativo, quindi nulla da dire sul corpo insegnante che è meraviglioso, però l'insegnante è come un soldato, deve dare dei programmi, e se i programmi sono su alcune tematiche in cui si deve discutere se gli dobbiamo parlare di sesso, che poi addirittura si è arrivata proprio quella è stata mostruosa. Cosa? Il fatto genitore 1, genitore 2. Certo. Ma io posso essere di estrema sinistra, ma a mio padre lo chiamo papà e a mia madre la chiamo mamma. Non la chiamo, scusi, genitore 1, scusi, genitore 2. Allora, questo lo dico anche in termini politici, sia a destra che a sinistra. C'è una sorta di infantilismo di ritorno che si ripercuote anche nelle tematiche dei programmi politici. Io ho sempre avuto l'idea, e non parliamo certo di politica, che la sinistra deve essere una sinistra del cuore e la destra deve essere una destra del rispetto. Se la sinistra è quella che mi fa spaccare tutto e la destra è quella che mi vuole imporre tutto, io dico in siciliano siamo persi. Perché il mio modello non è destra o sinistra, il mio modello è programmatico. Detto in siciliano, ci vogliamo tutti rimboccare le maniche per migliorare scuola, rapporti familiari, modelli educativi, la stessa sociologia. Non affanniamoci a dipingere il cattivo, affanniamoci a fare in modo che quello che di buono esiste deve essere enfatizzato di più. E concludo, ma in maniera piacevolmente provocatoria, che io se fossi il direttore di un giornale farei una testata provocatoria dicendo bellissimo come titolo e poi sotto
Anche oggi ci sono famiglie per bene in Italia, anche oggi ci sono lavoratori onesti, ancora ci sono moltissimi politici onesti, c'è ancora molta educazione, c'è molto rispetto dell'altro, c'è molto volontariato in Italia, ma non lo si dice. Come dico io spesso, bisogna aspettare che si va a tagliare le buone notizie non fanno notizie, Non fanno notizie. Le buone notizie. A proposito di cattive notizie, invece, a proposito di liti familiari, ne abbiamo già parlato e discusso, liti anche condominiali, alterchi da una parte all'altra, ci segnalano dalla redazione quello che è avvenuto settimana scorsa a San Polo, che si trova ad Arezzo, dove un 57enne con una ruspa è andato a distruggere o a tentare di distruggere la casa dell'uomo col cui aveva avuto l'alterco, con una ruspa. Il proprietario della casa, 53enne, è uscito con un fucile detenuto legalmente e lo ha ammazzato, lo ha ucciso. Cioè, ormai siamo arrivati, ecco, qui sono le immagini, la nostra regia tempestivamente ci fa vedere queste immagini, ringraziamo Lucy Gullotta per la tempestività e per il lavoro che svolge in scrittura di regia, per dirvi, cioè, si è persa la bussola, cioè un alterco finisce nel sangue. Abbiamo parlato poc'anzi anche dell'incredibile storia della povera insegnante strangolata dalla figlia per l'ennesima lite a Bagheria, dietro porta. Cioè, direttore, e questi sono i casi recenti. Una cosa. Ma che non sta succedendo, professore? No, sta succedendo una cosa semplice. Non c'è nessuna coloritura politica, ovviamente, con rispetto per tutto in quello che sto per dire. Ma lei mi deve consentire, io posso avere il massimo rispetto, ce n'ho poco veramente, per i 5 Stelle. Ma a un certo punto il loro fondatore ha avuto un solo momento di giustizia su di lui. Quando il grande Bettino Crack se l'ha fatto andare a carcere il sedere dalla RAI. Quando lui era una punta avanzata dell'oltranzismo comunista negli anni 70 e faceva la polemica solo su Bettino Craxi. Molti non sanno che l'unico che ha, simbolicamente ha preso, e di questo come persona che, ama la cronaca di costume, politica, senza voler esaltare nessuno e deprimere nessuno, in Italia abbiamo avuto Bettino Craxi, che ha fatto espellere dalla RAI quello che poi è diventato un capopopolo che ha osannato la famosa espressione del di baffa. Oscar Wilde. Del baffa? No, di Oscar Wilde diceva, dopo le cose drammatiche arrivano sempre i buffoni. Noi abbiamo avuto tante cose drammatiche, tantissime, in Italia. Alla fine sono arrivati i buffoni. Grazie per questa citazione. Lo dico, mi perdoni, non è per un fatto politico, perché hanno creato un esempio anche nei giovani. Certo, un modello educativo quasi. Ma anche la destra è responsabile tutti. Di alcuni, quindi non parlo sinistra, cinque. Cioè, i politici si devono dare una calmata. Grazie professore Ignazio Vecchio, e grazie alla professoressa Cristina Tornali, che ritroveremo settimana prossima, sempre all'interno del Cappello di Archimede. Non essere indifferente. Fai come Siciliana Maceri e salvaguarda l'ambiente. Fai come noi, raccoglie e differenzia per seminare il futuro. Aiuta la nostra terra ad essere un posto migliore. Siciliana Maceri, per un mondo migliore.
Visita il sito sicilianamaceri.com. Ci sono storie che si raccontano seduti a tavola. Ci sono sapori e tradizioni che passano dal palato per restare nel cuore. Ci sono luoghi in cui poter vivere queste emozioni e provarne di nuove. Il ristorante Longana X K2 si trova vicino al mare, a due passi dal porticciolo di Ognina, e diventa anche Longana Lunch per trascorrere una piacevole esperienza di gusto che inebrirà i vostri sensi anche a ora di pranzo. Lasciatevi sorprendere dalle nostre delizie, dai piatti tradizionali siciliani, dall'eccellente qualità, dal gusto unico che solo Longana vi offre. Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Luci Spente, un format realizzato dalla redazione di Sicra Press. Parleremo in questo appuntamento, proveremo ad accendere i riflettori, a fare comunicazione libera, aggiungiamo noi, come sempre, d'altronde, e non è un vanto, ma è solo un dato di fatto, su quanto sta avvenendo attorno ad un bando che non c'è mai stato, ad un'assegnazione di 3,7 milioni, quindi 3.700.000 euro, per allestire una mostra fotografica a Cannes dalla regione siciliana, assessorato al turismo. L'anno scorso costò 2.200.000, quest'anno, nel giro di un anno, ci vuoi mettere gli aumenti, da 2.200.000 a 3.700.000. Salutiamo Giovanni Mangano, coordinatore regionale di Confeder Contribuenti, ben trovato. Buonasera. E ritorna anche Mario Sangilles, ed è un piacere perché oltre ad essere un opinionista, è anche amico della nostra redazione. Buonasera. Ed è anche sindacalista della FISAC CGL, settore Sicilia, settore bancario. FISAC e bancario, comparto bancario. Oh. Quando Mario Sangilles è venuto qua l'ultima volta, disse: mi sto allontanando dal Movimento 5 Stelle, insomma, non eri molto... Sì, diciamo raffreddato. Raffreddato, ecco. Molto soddisfatto, però parlo già del periodo ante scissione di Di Maio, successivamente poi è avvenuto come io già prevedevo in tempi non sospetti. Oggi sei ancora raffreddato con il partito, con diciamo, il movimento? Sono in una posizione critica. In stand by, ecco. Oggi non lo voteresti? Ma non lo so, non lo so. Perché si vota quando ci sono delle scadenze, voglio dire, amministrative, vero, locali e quant'altro. È vero. Mi porrò il problema al momento in cui avremo questa opportunità. Tu invece, se dovessi andare oggi a votare, per chi voteresti, Giovanni Manna? Oggi se dovessero fare le elezioni nazionali, voterei 5 Stelle, non ho dubbi. Voteresti 5 Stelle? Oh, sono convinto ancora che avevamo messo al governo una persona per bene e l'abbiamo tolta. Se può servire, voglio dire, per quanto sì, in una posizione critica alle nazionali, ho votato al Senato Movimento 5 Stelle e alla Camera Potere al Popolo, Dema, la coalizione di sinistra, ecco, radicale. Ma, qua mi verrebbe da dire, ma esiste ancora la sinistra in Italia? Però, siccome l'argomento è Cannes e le spese pazze della regione, andiamo subito in argomento. Allora, la regione Sicilia, non essendo sponsor ufficiale del Festival di Cannes, non potrebbe organizzare tale evento, questo della mostra fotografica, se non appoggiandosi ad uno sponsor ufficiale del Festival, in questo caso Mastercard. Ok, e allora Absolute Blue, in questo momento al centro delle cronache, è un'agenzia esclusiva per attivare attraverso la Mastercard le presenze al Festival di Cannes. Absolute Blue ha quindi la legittimità e l'esclusività nel proporre alla regione Sicilia il progetto Sicily Woman e Cinema. Ok, nel progetto della società lussemburghese che non produce servizi, attenzione, è indicato cosa sarebbe stato realizzato nell'albergo Majestic, perché questa mostra di cui tutti parlano, compreso il presidente Schifani, è una mostra che si svolge durante il Festival di Cannes, ma non nel sito del Festival del Cinema, sulla Croisette, in un albergo, il Majestic.
Bene, tra poco vedremo anche i costi dettagliati. E nel documento della società dicono: dedicheremo questa struttura al mondo del cinema, ospitando dal 17 maggio al 28 maggio una serie di workshop, dibattiti, conferenze stampa, press junkets, non so cosa significhi, non conosco l'inglese, serata locale. E conferenza stampa, secondo me, press junkets, però vabbè, comunque hanno messo anche questa parola in più in inglese. Sai, in inglese fa un po', fa moda, fa trend, fa tendenza. Serate di gala e prestigio. Giochi. Il tutto con spese importanti. Prestigio, mi sa, il famoso gioco dottor... Tre ore. No, no, adesso mi raccomando perché... No, dico, ci sono, su questa vicenda ci sono tre inchieste al momento. Quella della Corte dei Conti, che sì, vuol vederci chiaro. Quella ufficializzata ieri dal PM di Palermo, la Procura di Palermo, De Lucia, e quella interna della Regione. Però può darsi che sulla parola prestigio abbiano dato anche loro la stessa interpretazione che ho dato poc'anzi io. Ti prendi responsabilità di quello che stai dicendo. Sì. Allora, nel 2022 è costata 2002, cioè 2002. Nel 2023, nella proposta viene firmato l'accordo senza bando, 3,7 milioni di euro per questa, diciamo, mostra fotografica. Sono alcuni scatti, sì, di concreto, non c'è un film che viene registrato, viene girato, viene proposto, sono fotografie belle, splendide. L'anno scorso lo shooting, perché si chiama shooting, ripeti? Shooting. Fotografare. È costato 250.000 euro. Quest'anno il prezzo è più che raddoppiato, è 547.35 euro e 50 centesimi. Ci sono anche i 50 centesimi perché l'anno scorso avevano una modella apprezzata che costava poco, evidentemente, e allora, che l'assessore non si era accorto che fosse apprezzata. Ora intanto ne approfittiamo per salutare Lucy Gullotta in scrittura di regia, ci farà vedere qualche titolo, anche quelli di Sigra Press, su questa vicenda. Facciamo parlare Mario, qual è la sua impressione su soldi comunque pubblici? Io mi meraviglio della tua ingenuità, del tuo stupore. Cioè, questo dello sperperare, perché di questo si parla, no? Senza andare troppo nel... È un mal comune, diciamo, un vezzo ormai tipico della politica italiana a tutti i livelli. Adesso a questo punto anche europea. Gli ultimi scandali insegnano come una signora socialista, voglio dire, vicepresidente del Consiglio europeo, hanno trovato a casa borse di soldi arabi, sì. Dire. Per cui questa mala gestio del denaro pubblico è qualcosa che non mi sorprende, ecco. Ma qualcuno dovrebbe vigilare, tutelare, allora, in un momento di grave crisi. Assolutamente, cioè, qui sì. C'è una Sicilia che è veramente in ginocchio. Non parliamo sempre delle fasce più fragili o deboli. C'è una Sicilia che non riesce a mettere insieme, una buona parte della Sicilia non riesce a mettere insieme pranzo e cena. Signori, di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di tornare a dire, cioè non è la prima volta che la Corte dei Conti interviene a livello locale denunciando, ma poi non vediamo mai i risultati, non vediamo mai la conclusione, certo, di questo. Cioè, conclamato. Cioè, se hai sbagliato devi pagare. O quantomeno, voglio dire, se una via delle azioni di responsabilità amministrative, economiche, voglio dire, nei riguardi dei responsabili, e capire se c'è dolo, se c'è evasione, una cosa molto che non potrebbe, io ti pago, sappiamo come funzionano le consulenze di Renzi, e 100.000 euro per una consulenza, magari per scontare un favore che ho ricevuto. Cioè, la politica di questi giochi, voglio dire, ne fa un uso comune, giornaliero, quotidiano. Per e cui... noi cosa facciamo? Noi cittadini noi che paghiamo le tasse, arma... dobbiamo restare immobili? Assolutamente no. In silenzio? Cosa dobbiamo fare? Occorre che intanto la stampa, che purtroppo in Italia ha delle grosse carenze e di trasparenza e di onestà, denunci, voglio dire, questa situazione, no? Parlo anche le cose più sciocche, no? Quello che è successo in Brasile, se tu ci fai caso,
Nessuno quasi ne sta parlando, tranne qualche giorno, cioè telegiornale. Perché? Perché in questo momento attaccare una certa area politica non è, diciamo, opportuno. Facciamola pure in questo termine, visto che la Meloni in passato aveva parlato bene di Bolsonaro, voglio dire, anzi Salvini era stato, scusa. Sì. Perciò quando si parla di questo discorso qua, assistiamo a un presidente della regione, un governatore della regione che dice ma io non ne sapevo niente. Esatto. Ma, insomma, voglio dire, cosa possiamo fare noi? Ma signori miei, noi potremmo ogni volta fare qualcosa, ma non riusciamo perché non c'è una forza politica coesa, voglio dire, in contrapposizione a questo sistema, perché è un sistema, che si può contrapporre a questo dato di fatto, a questo stato di cose. Per cui cosa possiamo fare? La denuncia, ma poi non ha quella cassa di risonanza come in questo caso, voglio dire, ne hanno parlato pochissimo, ne hanno parlato anche di questa situazione. Cosa mi stai dicendo? Che in Italia si può fare quello che si vuole? Sì, praticamente ecco. Sì. Oggi Giovanni come... Mangano, fammi sentire Giovanni Mangano e poi vi vediamo alcune foto, alcuni scatti, tra poco li chiediamo alla regia. Intanto quando uno presenta un progetto, di solito nel privato, un manager di un'azienda presenta un progetto di investimento e dice questo progetto di investimento porterà alla Sicilia un ritorno di immagine, verranno 10 case di produzione a fare produzione cinematografica. Il ritorno dell'investimento. È giusto. Oh. Quindi numeri. Perfetto. L'investimento dell'anno scorso è scientificamente provato che non ha portato nulla alla Sicilia. Non c'è una casa di produzione che sia venuta in Sicilia perché loro sono stati accanto. Perché noi sulle fotografie hanno detto ma che bel set, meraviglioso. Perciò, questa Sicilia, è una cosa. Scenario naturale. Cosa sarebbe più utile, visto che stiamo parlando di cinema, perché di questo si può parlare. Certo. Sarebbe più utile recuperare, ad esempio, il Davide di Donatello, che l'abbiamo perso. È stato scippato, è stato portato a Roma. Ma è stato scippato e portato a Roma perché la regione siciliana si è fatto scippare e portare a Roma. Non questa, quella di allora, è così. Nastro d'argento. I nastri d'argento. Certo. Noi non abbiamo ancora il direttore artistico di Taormina Festival del Cinema. Festival del Cinema di Taormina. Non abbiamo ancora nominato il direttore artistico. Non sappiamo quali sono le risorse che vengono investite in questa cosa qua, se ci saranno risorse a disposizione, e che ci andiamo a fare una mossa di fotografie da 3 miliardi e 600... 3 milioni e 600. Quasi 4 milioni di euro. Quasi 4 milioni di euro a Cannes, che è inutile. Tu dici che è inutile? È inutile, totalmente. Se no non viaggio vacanza per chi ci va. Allora, se mi dai proprio in sintesi il tuo pensiero, perché voglio vedere tra poco i costi. No, prego. È proprio per aggiungere al discorso che fa, cioè un investimento presuppone un ritorno. Faccio l'esempio più banale, ecco, il commissario Montalbano, un semplice borgo marinaro dimenticato da tutti, oggi è diventato un luogo di culto del turismo. Autobus che si organizzano, ci hanno rivitalizzato. I luoghi di Montalbano. Hanno rivitalizzato un territorio. Certo. Cioè, quello è investimento intelligente. Allora, quello ne vale la pena. Certo. Anche 8 milioni di euro. Ma, certo, ma me ne devi portare 16. Come minimo. Quantomeno recuperiamo 8,1. Ed è anche quello è difficile poi capire il ritorno. C'è di 12 fotografie al Festival di Cannes. Ma le vogliamo vedere queste fotografie? Vediamo quelle dell'anno scorso. Dunque, il collega Pierluigi Di Rosa, direttore editoriale di Sud Press, le ha pubblicate. Sono le foto dello cosiddetto shooting. Si chiamano shooting. Eccole qua. Il Gattopardo è la signora che vediamo al centro. È una delle foto dell'anno scorso, Malena, che ci rievoca appunto un film importante con la Bellucci, nel Siracusano, Ortigia, girata in Sicilia. Poi c'è Caos, poi proseguiamo con Il Viaggio, L'Uomo delle Stelle, con la signora seduta sulla poltrona del regista, L'Avventura, con un colonnato alle spalle. Poi c'è Stromboli, questa è una foto che fa discutere non tanto per la modella di origini afroasiatiche, ma quanto Stromboli si deve inventare qui la visione Stromboli. Vabbè. Poi Un piacere più grande, eccolo qua, La moglie più bella,
la terra trema, c'è una tornara alle spalle della fotomodella, penso che fosse, forse sarebbe stato più giusto quella prossima girarlo a fare questa, questa foto. Era più adatta per la terra trema, probabilmente sì, secondo me sì. Allora, questo è il respiro. Poi c'è la ragazza con la pistola, credo che si rifaccia all'Argimusco, mi sembra l'Argimusco, siamo nel Messinese, di fronte al bosco di Malabotta. Però la ragazza con la pistola fu girata a Londra con Monica Vitti, famoso film degli anni 60. Oh, queste foto sono costate, soltanto queste foto, non tutto l'ambaradan. Certo. Quindi le ha realizzate Patrick Moja, Patrick Moja, il fotografo. Queste shoot sono costate 250.000 euro. Quindi questi scatti che avete visto, senza fotomodelle importanti, forse sono io che sono ignorante, può darsi, sono costate 250.000 euro. Ma io soltanto le foto, solo le foto. Sulla, perché la fotografia, sul valore dell'artista, ci manca. Il valore dell'artista ha sempre, secondo me non ha mai un prezzo, insomma, è un'opera d'arte, le opere d'arte, la fotografia, un quadro, una scultura, non è questo il punto. Il punto è l'utilità, cioè il fine di una cosa del genere, io non lo vedo da un fine. Sarò stupido, sarò una persona che non ha capito quello che ha capito l'ex assessore regionale. L'ex assessore, in questo caso credo Manlio Messina. Manlio Messina, forse sì. Lui aveva, avrà qualche cosa che non colgo in questa... Sentiamo, certo. Dico, non facciamo una valutazione, perché l'arte a prezzi, voglio dire, a prezzo di prezzo, adesso vedremo poi nel dettaglio. Però quelle foto sono costate soltanto 250.000 euro. Su un budget speso e già impiegato di 2 milioni e 2. 2 milioni e 2. Ma si può vedere il budget? Perché io alcune cose, esempio, cioè, io non conosco bene l'inglese, sì, anzi io lo disconosco totalmente. C'è una fotografia che però è poco chiara, poco nitida, sempre da Sud Press, lo chiedo, in scrittura di regia, perché appunto è riferito all'anno alla delibera dell'anno scorso con tutte le voci, però non è molto chiaro. Però facciamola vedere, perché lo shooting è costato 250.000 euro, quello dell'anno scorso, poi ci sono i diritti agenzia, 117.000 euro, eccolo qua, guarda, il totale è là, 2.243, e come vedi lo shooting è 250.000 euro, poi c'è l'affitto di Casa Sicilia, la manodopera, sì, gli allestimenti. C'è una voce, aspetta, l'anno scorso. Questa è dell'anno scorso, ti faccio vedere quella di quest'anno. Quella di quest'anno, che, esatto. Che io non ce l'ho. Allora, perché anche Schifani vuol vederci chiaro. Ma tu, anche io ci voglio vedere chiaro. Allora, così diamo contezza. Vediamo alcune proposte, o meglio, alcune di questa città, giusto? La prima cosa che fa un amministratore di nuova generazione degli ultimi 20 anni, 25 anni, secondo un principio etico, sostenere, dice, no? Testuale parola, siccome è dimostrato che la gestione pubblica dei servizi non funziona, cioè io non sono in grado di farla funzionare, perciò io sono inadeguato amministratore, mi presento ai cittadini che mi ascoltano, mi ha ragione, giusto, è una brava persona. Ma io che ci vado a fare là? Questo, ormai noi abbiamo confuso così tanto la mente delle persone, che le persone, tu ci vai a dire, è come se io dico, siccome è dimostrato che i genitori sono incapaci, questa nuova generazione di genitori sono incapaci, diamo i figli in affidamento. E li facciamo gestire dagli altri. Ma è normale una cosa del genere? Assolutamente no. Il comune di Catania, quanti sono i consiglieri comunali a Catania? 35. Gli assessori? 10. Il sindaco 11, più tutta, beh, basta, tutto quello che c'è attorno, l'ambaradan, no? I funzionari. Sai cosa gestiscono a Catania? L'anagrafe, i vigili urbani e le scuole elementari. Male, tra l'altro, male. E le partecipate? Multiservizi. Ma quelle sono pubblici servizi. Ma quelle sono città metropolitana. Sono società private, giusto, che hanno il loro manager. A questo punto, per queste sulle partecipate, voglio dire, c'è anche un'influenza negativa, cioè sì, molte volte anche il voto multiservizi, di scambio, multiservizi, dire, voto di scambio, a questo punto promettere posizioni apicali. A questo punto, se io non devo fare lo sforzo di saper gestire tutto il resto, come avveniva una volta, l'acqua è privata, quello è privato,
A questo punto anche un semplice commercialista un commissario, un manager bravo, che ogni mese eroga i bonifici a tutte queste aziende che gestiscono quello che dovrei gestire io e me ne vado. Ecco perché oggi gli italiani fanno confusione, non vanno neanche più a votare, neanche giustificati. Sono arrabbiati e delusi. Io perché non capisco più niente, io non capisco più niente. Giusto, c'è anche un titolo, chi decide perché, come vanno spesi i nostri soldi pubblici. A proposito, per legarci e chiudere il discorso sulla mostra fotografica a Cannes, ci torneremo inevitabilmente, no? Poi volevo soltanto chiarire, perché non vorrei trovare poi qualcuno che polemizza sulla questione dei genitori incapaci, è che c'è una generazione più vecchia di me, che ancora è al governo, che considera noi degli incapaci perché non siamo riusciti a fare come figli quello che hanno fatto loro, quando si potevano fare abusivismi, case abusive e tutto, e i nostri figli dei totali deficienti che noi non siamo in grado di crescere. Ecco, mi riferivo a questo particolare, perché non vorrei che dovrei dire... A proposito di come spendere i soldi, di come investirli, a proposito di cinema, del turismo, l'esempio arriva da una serie TV americana che ha girato a Taormina, al San Domenico. Ok? Chiedo a Lucy Gulotta di farci vedere il titolo di uno dei tanti... eccola qua, The White Lotus... mi pare si chiami così, e allora, The White Road, spettatori americani incuriositi dall'hotel di Taormina che fa da location. Questo è investire nella programmazione turistica e sul territorio. Cioè, c'è stato un incremento del 70%, comunque di richieste, 70% in più, di prenotazioni e di altro su questo hotel che hanno visto in TV, nella serie, non la mostra fotografica chiusa in un hotel esclusivo di Cannes. L'effetto Montalbano. E questo stiamo dicendo, appunto. Quindi stiamo parlando di cose concrete, esatto, su come investire 3 milioni e 700 mila euro. Eccolo qua. Per caso c'è da qualche parte si ringrazia il contributo della regione siciliana? Sì, non lo so perché non l'ho vista questa serie, però ti voglio dire... al San Domenico di Taormina hanno detto c'è stato un aumento di circa il 70%, quantomeno di richieste di informazioni ed è già qualcosa sulla nostra location, sul nostro albergo, la Sicilia, perché l'hanno visto sulla serie TV. La Sicilia, a proposito di investimenti, la Sicilia come terra ci mette il 90%, bravo, quel 10% debbono mettere questi inutili alla regione. Puoi dire anche incapaci, eventualmente non capace, inutili, incapaci, sono quello che so. Perché tu dici raccogliamo i disastri di una politica fallimentare, non soltanto sul settore del turismo. Tanto è vero che io sono tra quelli come Cacciari che ritiene le regioni dei catafalchi inutili, centro di spesa e che creano soltanto confusione. Sono d'accordissimo. E non servono a una buona gestione. Sono d'accordissimo. Neanche nel nord-est. Ma guarda che tanto parlo di regione, il risultato è che quando c'è stata la pandemia la gente moriva più lì, soprattutto nella zona del milanese, perché? Perché tutto era in mano al pubblico, ma alla sanità, dove non ci sono le emergenze, per cui lì la situazione si è complicata di più. Questo è stato il risultato del regionalismo, che non fa altro che prendere leggi che vengono fatte nazionalmente e quando ne fanno qualcuna per il tetto la fanno anche sbagliata. Perché sarebbe bene. E a proposito di regione, peraltro, la Corte dei Conti ha cristallizzato il bilancio, perché ha dichiarato Corte dei Conti che 1.100.000 euro sono stati spesi in maniera irregolare. Parliamo del bilancio della Giunta Musumeci, e quindi l'attuale governo con Schifani, l'attuale giunta, si trova con l'esercizio provvisorio non più fino al 31 di gennaio ma fino a fine febbraio. Significa esercizio provvisorio, lo ribadiamo, non puoi spendere un euro in più di quello che riguarda gli stipendi e la normale, l'ordinaria amministrazione. E non sappiamo ancora poi qual è il risultato finale. Chi ha sbagliato in questa, perché poi da Roma poi si aspettano chiaramente che arrivino sempre gli aiutini. Giorgetti ha dato 200 milioni di euro a Schifani, ha dato come ministro dell'economia un finanziamento dell'STM, l'ha stornato al nord, esatto, cioè, chi ha sbagliato miliardi, io dico, poiché ci sono le cosiddette, sempre un ritorno Mario, ci sono le cosiddette carte, dico, ma chi ha firmato, che ha sbagliato, dovrebbe comunque
essere messo da parte. Io non dico chiudetelo da qualche parte, ma mettiti da parte. Noi invece vediamo che la gente va avanti, viene promossa, viene premiata con altri incarichi anche più importanti. Quindi la gente poi dice non va a votare. Certo che non vado a votare, perché non ho più fiducia. Sono deluso, arrabbiato, vedo certe cose e non posso non reagire non andando a votare. Inutile che poi Mario Sangilles, se domani si presenta, mi dice ah, vai a votare perché c'è gente onesta. Non ci crederò né ora e né mai. Questo è il sentimento della gente oggi. Io ho votato per una speranza, per un'utopia. Mi rendo conto che, allora, quello che sono dei principi che dovrebbe essere cardine, voglio dire, è la trasparenza e l'onestà. Ecco. Qua è un discorso, io sarò ossessionato, di cultura. Se in Svizzera un ministro è costretto a dimettersi perché per andare al ministero fa una leggera deviazione per accompagnare il figlio a scuola, se un ministro in Germania si dimette perché ha scopiazzato una tesi di laurea, cioè ma di cosa stiamo parlando? Allora, di gente che viene colta con le mani nella marmellata, qui nessuno si che dimette, si lecca le qui dita qui nessuno e nessuno fa niente. No, perché c'è allora, scusami, siamo tutti garanti, aspettiamo il primo, il secondo e il terzo grado, forse anche il quarto e il quinto. Adesso e poi battiamo le mani. Con la riforma carta bianca ci sono ancora dei paradossi ancora più pazzeschi. Un ladro che ha rubato nello stesso giorno 3 macchine è scarcerato, voglio dire. Si è alzata l'asticella di che cosa? Della tolleranza, del garantismo, vogliamo chiamare questo qua, o della presa per i fondelli. Ecco. Esatto. E allora l'unica alternativa, ecco, lancio un messaggio politico, è costruire qualcosa di veramente alternativo e soprattutto coeso. In Italia manca un'area politica da troppo tempo, che si è, come dire, imbastardita con questo centro-centrosinistra. Non esiste il centro-sinistra, esiste il centro, il centro-destra ed esiste la sinistra. Esiste in linea teorica voglio dire, no? Però occorre dare, l'unica speranza è questa qua, cioè federarsi, unirsi da questo punto di vista e cominciare... Sin da subito. Ma sfondi una porta aperta, perché ne parlavamo anche con Giovanni Mangano, che chiaramente c'è. Se non... No, ma la legge elettorale oggi, per quanto schifo possa fare, prevede questo, le coalizioni, lo stare insieme. Perché il centrodestra, oggi governa in Italia, all'interno tra loro ci sono grandi frizioni, lasciamo stare la Sicilia, ok? Sì, ma trovano il comune denominatore nel governare, nell'amministrare. Si sono turati il naso. Si calano la maschera e tutto... La sinistra che ancora ragiona Noi non lo troviamo perché non lo vogliamo trovare. Perché già appena diciamo alcune cose... escono i primi pregiudizi, e che significa che non si fanno mai le coalizioni. È evidente che a Catania io ora la dirò così come la penso. Dille. Bella, chiaro. Dille. Bene. Il centrosinistra non ha, per quanto mi riguarda, non ha un'alternativa a Enzo Bianco come sindaco. Questo è quello che penso io. Perché un sindaco si costruisce nel tempo. Io cosa dico? A Enzo Bianco, che se qualora gli fosse offerta la possibilità o chiesto dai partiti di fare il sindaco, lui deve avere la maturità e la consapevolezza dell'età che ha e dire subito, appena si candida, signori miei, siccome io ho rapporti in Europa, sono uno che ha saputo amministrare in passato bene, mi metto a disposizione per questa coalizione. Il primo bianco, molte crepe, ma comunque questa città tutto si può dire, tranne che l'unica cosa che sono rimaste, che sono state fatte, risalgono a quel periodo storico. Anche dalla preistoria oggi, qualche teatro antico c'è pure a Catania. Esatto. Ma per questo non no, ma sto se dicendo, si dovesse presentare Giulio Cesare, non è capito, è ovvio, ma sto dicendo, è questa cosa. Dopodiché lui dice... In questi 5 anni uscirà fuori il prossimo candidato a sindaco del centro-sinistra, perché io mi impegnerò a costruire un'alternativa a me. Questo è quello che io penso si debba fare in questa città. Non ce ne sono altre alternative, perché un'immagine è diverso chi vota. Allora, noi capiamo una cosa che è semplice ed elementare. Chi va a votare a Catania... per il centrodestra prevalentemente, sono tutti voti che vengono dal CAF,
dai posti di lavoro nelle società di pulizie a Policlinico di Catania. Dalle clientele. Ecco. Dalle clientele. Ecco. E questi qua sono elettori esattamente come lo eravamo noi quando andavamo da ragazzi a votare il Partito Comunista. Anche se eravamo ingessati a votare, ci andavamo. Giovanni, stringi. Ecco, questo è il punto. Noi questa cosa non esiste nel centro-sinistra, esiste in una piccolissima parte. E allora l'alternativa è trovare una persona che comunque in questa città sia conosciuta, okay, nel bene o nel male. Ecco, e l'unico è questo, non ce ne sono altri. Fatto per Enzo questo Bianco. È il pensiero che lo fai, non è un indosso, è quello che io penso sia più ragionevole, e lo dico allora, chiaramente. Chiedo alla regia di farci vedere l'apertura, oggi abbiamo aperto con un pezzo politico, poi andremo nel dettaglio. No, prego. Cioè, voglio dissento da quello che dice Giovanni, soprattutto per quanto riguarda questo endorsement per Bianco, perché se, ripeto, per me non esiste il centro-sinistra, ma se il nome, l'unico nome spendibile è Bianco, allora dico, siamo arrivati alla canna del gas, personalmente. Questo è il pensiero di Mario Sangilles, esatto, benissimo. Allora, vediamo il titolo di oggi, perché addirittura Micciche, Gianfranco Micciche, ma lo ha pubblicato anche Live Sicilia, ha detto a Catania la lista la faccio io di Forza Italia. Quindi un palermitano che viene qua a Catania, che ha litigato con Falcone, quindi ci sarà una lista fatta per Forza Italia da Micciche e l'altra da Falcone o D'Agostino, perché micciceano dell'ultima ora. Ecco, Forza Italia sul piede di guerra, Micciche qualcuno mi vuole fare fuori, ma deciderò io. Mi sembra giusto che Micciche... ancora oggi, perché comunque nel centrodestra evidentemente ha il suo peso, anche se è spaccato, è contro Schifani, eccetera, eccetera, debba venire qui a Catania a decidere la lista, parliamo di Forza Italia evidentemente, a decidere o avere il suo peso sul candidato. E nessuno dice nulla dopo quello che è avvenuto, abbiamo dato la possibilità a Marta Fascina di andare in Parlamento, perché l'hanno presentata nel collegio Trapani Marsala, la compagna di Berlusconi. Abbiamo eletto la Brambilla, la Brambilla quella... e la Craxi le abbiamo elette a Gela per il centrodestra, ma non mi pare che le dinamiche dei partiti. Ma non vuoi rispondere a quello che ho detto? Devo rispondere. Per cortesia. Allora, dobbiamo chiudere, eh? Sì. Abbiamo la dinamica, però noi le dinamiche dei partiti dobbiamo, il nemico peggiore ce l'hai quasi sempre all'interno del partito, non fuori dal partito, giusto? Il fuoco amico che è quello che ti ammazza, ecco. Ed è evidente che quello che sta accadendo nel centrodestra è questa roba qui. Nel frattempo va tenuto conto di quello che saranno poi i risultati delle prossime regionali, che apriranno nuovi scenari in tutta la nazione, compreso anche qua in Sicilia. Dice, ma che c'entra Milano con la Sicilia? C'entra anche per quella che sarà la costruzione del nuovo centro, perché è la stessa dinamica che è caduta nel PD. Preferisco perdere i voti ma non avere Angelo Villari come concorrente, questa è la storia, no? Ecco. E questo è quello che accade oggi a Micciche, che è sotto tiro da parte di quelli del suo partito. Lui sta facendo il braccio di ferro, e chi poi ne uscirà vincitore non sarà per le elezioni qua a Catania, ma è evidente che ci sarà un momento in cui ci sarà una sintesi di congresso e vicenda, là ci saranno, usciranno i numeri, e questi numeri vengono fuori da queste forzature, è evidente. Micciche, non, Forza Italia in Sicilia si chiama Micciche. Non è che si chiama, ma lui, non credo che Falcone sia d'accordo, ma nemmeno Schifani, perché lui ha detto mi può togliere diciamo questa forza e il simbolo di Forza Italia soltanto una persona, Berlusconi. Questo ha detto Micciche ieri, ha dichiarato, quindi nessuno mi può buttare fuori tranne Berlusconi, cioè l'unico che mi può buttare fuori è Berlusconi, punto. Non sarà Schifani, non sarà Falcone, non sarà D'Agostino, cioè D'Agostino è con lui veramente. Pellegrino, che fa parte dell'altra capogruppo dell'altra Forza Italia, a proposito di genitore 1, genitore 2, Forza Italia 1, Forza Italia 2, perché siamo a questa
all'inverosimile al Parlamento siciliano ci sono Forza Italia 1 e Forza Italia 2. Però far capire che comunque io preferisco perdere le elezioni, però far valere la mia linea politica, certo, a prescindere dall'interesse del partito. Certo. Questo è accaduto, certo, almeno per quanto mi riguarda, nel Partito Comunista, nel PDS, sempre. Quindi, sì, a fuori di una piccola cricca di amici, parenti e cose varie, che ne hanno sempre comunque goduto tra consulenze e cose varie. Questo. Con questa filosofia non si va da nessuna parte. E il partito e il PD, per quanto mi riguarda, se non si deve essere rifondato il PD. Forse cambiare anche nome. Guarda, forse oggi se c'era ancora scritto Partito Comunista avremmo avuto più successo oggi, visto il risultato che ha avuto, Fratelli c'è d'Italia. Un Partito Comunista, però esiste un Partito Comunista, ma anche il frazionamento, sette partiti comunisti, ma perché c'è otto più il perché, Partito Comunista, che c'è poi il Partito Comunista Italiano, ma anche perché il PD non può essere, perché questo qua è la più grande creatura di Silvio Berlusconi, l'eccesso di protagonismo che Silvio Berlusconi ha creato con le sue televisioni, mettendo quel cono gelato nella bocca a chiunque, mentre prima questo non accadeva, ha creato questo frazionamento. Perché se tutte e due siamo nello stesso partito e tu hai tre volte in televisione, io ci vado una sola volta, io l'indomani faccio un partito. Certo, come minimo. Che è quello che è successo al Partito Comunista. E si chiama eccesso di protagonismo. Anche al Movimento 5 Stelle. Però c'è una cosa, le regole sono rimaste le stesse e chi se n'è andato ha perso. Giovanni, devo chiudere. Torneremo su questi argomenti, abbiamo dei tempi anche televisivi, no, però, evidentemente, certo. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito sui social, l'ultima battuta è per Mario Sangiles, che comunque è sintetico nel suo pensiero, quindi guardando su Catania, come vedi questa situazione? Allora, io... La vedi, no, dal punto di vista personale, dal punto di vista politico, perché io credo che l'emergenza di questa città non sia né di destra né di sinistra, ma è un'emergenza. È oggettiva, ci mancherebbe altro. Ma è ridondante quello che io penso, voglio dire. Poi delle faide interne di Forza Italia, di Fratelli d'Italia, non me ne può fregare di meno. Cioè io vado a un progetto positivo, propositivo. Senza questo progetto rivoluzionario a questo punto diventa, voglio dire, qua continueremo per anni a rivederci. Io ho rivisto alcuni post miei di Facebook, cioè dopo anni dicevo le stesse cose. Cioè non è cambiato Mario, nulla. Hai un nome? Un nome da proporre? O perlomeno... No, un pensiero, non da proporre, nel senso, presenterò Tizio Caio Sempronio. Hai un nome che ti piacerebbe vedere in campo? Assolutamente, qualcuno che si può spendere, sicuramente, sì. voglio dire. Però bisogna vedere cosa ne pensa la persona interessata, ecco, da questo punto di vista. Tu ce l'hai questo nome? Assolutamente sì, assolutamente sì. È un nome da spendere qui in chiusura di trasmissione, ce l'hai? No. Ci dovrei parlare. Vabbè, allora prima però parliamo. Però c'è sicuramente. Prima lo avvisiamo. Perché non è sicuramente Enzo Bianco. Prima lo avvisiamo, allora non è Enzo Bianco. Okay. No, assolutamente no. Finisce così questo appuntamento di Luci Spente in questa 12ª puntata della stagione, la seconda del nuovo anno, e ti ringrazio per la tua collaborazione. Grazie a tutti. Grazie a Giovanni Mangano, che oggi insomma a 360 gradi ha parlato di tutto e di più. Da Cannes fino a Catania, passando per Palermo, e grazie a Mario Sangiles, opinionista nonché sindacalista anche della FISAC CGL settore bancario, e lo ringrazio. Parliamo del sindacato. La prossima volta parliamo del sindacato. E soprattutto vorrei dire come può un segretario regionale della CGL essere segretario dei lavoratori quando io non ricordo mai che lavoro abbia mai fatto. E a questo punto la sigla. Grazie a tutti, grazie. E tu la seguire però. Siamo così giunti al termine di questo appuntamento con l'informazione raccontata su Etna Channel, ma ci sono 6 modi per trovare l'informazione raccontata e l'informazione di Sicrapress su Etna Channel ogni venerdì sera e in prima serata, poi in replica la domenica pomeriggio, ma anche sul nostro sito www.sicrapress.it oppure sulla pagina Facebook, oppure c'è anche la possibilità di trovarci su Instagram, su Twitter e anche sul canale YouTube di Sicrapress. Tutto questo per tenervi aggiornati sugli approfondimenti, le notizie di stretta attualità, lo sport, lo spettacolo, ma anche la cultura. È tutto, io mi fermo qui, vi ringraziano la redazione di Sicrapress,
Lucy Gullotta in scrittura di regia. Appuntamento alla prossima settimana, sempre con l'informazione raccontata.